Ciao ragazze, eccomi con un video dedicato ai capelli, in particolare ai miei e quindi alla cura che sto cercando, ecco, di fare i miei capelli e quindi tutta la mia routine a partire dal lavaggio all'asciugatura. Parto subito col dire che li lavo 2 volte a settimana. Io ho un tipo di capello che tende ad ingrassare sulla cute, ma che man mano che mi avvicino appunto alle punte sono più tendenti al secco. Quindi in ogni caso di solito prendo comunque prodotti tipo shampoo che siano indicati per capelli non secchi o fragili o sfibrati, perché quelli sono shampoo troppo corposi, troppo nutrienti, e quindi scelgo sempre qualcosa tipo shampoo purificante o che comunque abbia questa azione sgrassante ma non troppo, perché non ho i capelli completamente grassi. E ho iniziato quest'estate a fare un pre-shampoo. Non sono particolarmente amante di maschere e via dicendo, però questa volta mi sono messa d'impegno. E come olio pre-shampoo ho deciso di utilizzare l'olio di cocco, perché ne avevo sentito parlare davvero tantissimo e ne parlano tutte appunto benissimo, che è un olio eccezionale. E allora, eccolo qua. Questo ovviamente è solido perché le temperature sono diminuite. E questo qua appunto l'avevo preso dal sito La Bottega Color Cannella. Però utilizzare una bottiglietta di questo genere, che ha un tappo che adesso non riesco neanche a aprirlo, ma ti esce praticamente il prodotto. Avevo deciso di travasarlo in questa boccettina che conteneva l'olio di argan della Forsan, però anche questo, come potete vedere, è totalmente solido. Ovviamente quando vado ad utilizzarlo vado a inserire questa boccettina di vetro a bagnomaria in modo da renderlo di nuovo liquido. Questo impacco pre-shampoo lo faccio appunto una volta a settimana, però penso di ridurlo nei mesi invernali, perché non so se riuscirò appunto a tenere i capelli bagnati con questo impacco. Comincio con il spruzzare dell'acqua sui capelli asciutti e io utilizzo questo spruzzino che ho pagato solo 99 centesimi al Tigotà, che è proprio carino perché ha uno spruzzo veramente molto ampio, forse anche esagerato, però insomma riesce a inumidirmi lì per bene. Dopodiché metto appunto con il dosatore, metto un po' di olio sulle mani e le passo proprio, passo l'olio su tutte le lunghezze. Dopodiché prendo una molletta per capelli e faccio questo e la metto così in modo da raccoglierli e li tengo in posa dai 30 più minuti. In genere li lasciavo anche un'oretta, insomma dipende appunto dalle disponibilità di tempo che avevo. Comunque 30 minuti, anche 20, sono buoni. Dopodiché passavo quindi al lavaggio vero e proprio con lo shampoo. Io sto utilizzando questo shampoo che è quello extravergine e come vedete sono già a 2/3, ne ho già consumati 2/3 e questo ultra delicato lavaggi frequenti. Colgo l'occasione per fare una piccola review su questo shampoo che è molto liquido, fa molta schiuma rispetto a magari tanti shampoo eco-bio, ne fa parecchia, e questo diciamo anche è un punto a favore magari per le amanti della schiuma, perché è più un'idea psicologica che ci fa credere che appunto avendo tutta questa schiuma ci lava meglio e più a fondo il capello.
è uno shampoo veramente buonissimo, nel senso che fa veramente il suo lavoro. Io con questo shampoo vedo i miei capelli che restano puliti molto a lungo, quindi quei 3-4 giorni prima del successivo lavaggio, soprattutto sulla cute non li vedo unti, mi si asciugano, perché tanti shampoo mi rendevano appunto la cute grassa, nonostante appunto io insistessi e lavassi bene il tutto con abbondante acqua, tendevano comunque a rimanere un po' grassini in quelle zone. Invece con questo devo dire che sento proprio il capello leggero, pulito, molto morbido, veramente un shampoo eccezionale. Che vi consiglio appunto anche se avete capelli normali, comunque perché no? Forse se avete invece i capelli stressati, quindi secchi, sfibrati, magari io vi direi di puntare su quello, mi pare all'arancia e limone, una cosa del genere. So che c'è della Saponara, una linea che avevo provato e che era troppo nutriente e non mi era piaciuta. E comunque la Saponaria fa degli ottimi shampoo e infatti non vedo l'ora di provare quello, l'altro che aveva recensito Tatiana e mi pare fosse, non mi ricordo qual era lo shampoo, comunque magari vi metto un fumetto sul nome, forse i semi di lino, può essere. Come utilizzo questo shampoo? Non lo utilizzo puro, proprio non lo utilizzo assolutamente puro così com'è, ma vado a mettere una noce molto, una quantità veramente poca poca, perché non ne serve tantissimo, è molto concentrato, quindi lo vado a mettere dentro e poi riempio tutta la bottiglietta e poi a questo tappino e lo distribuisco sulla chioma. In genere, ho letto anche alcuni articoli su internet che consigliavano di insistere, quindi applicare lo shampoo direttamente sul cuoio capelluto, perché poi nel risciacquo, bene o male, lo shampoo scorre e va comunque a togliere e a lavare bene anche tutte le lunghezze e le punte. Quindi non andare ad insistere e strofinare lo shampoo e massaggiare direttamente sulle lunghezze, sulle punte, perché se il capello è già tendenzialmente debole e fragile, lo andiamo a seccare e a rendere ancora più debole. In sostanza è questo. Altra cosa che non ho detto è che non lavo mai i capelli sotto la doccia, per il semplice fatto che ne ho tantissimi e che preferisco, è sempre stata mia abitudine da sempre. Raramente appunto lavo i capelli sotto la doccia, magari solitamente quando sono in campeggio oppure sono in vacanza. Preferisco lavarli sul lavandino, ho un bel lavandino con il rubinetto alto, quindi a testa in giù. Riesco veramente ad andare a fondo e a pulire meglio il cuoio capelluto perché comunque ne ho tantissimi capelli e finché sono legati sembrano anche normali, in realtà non lo sono normali. Comunque, e questo è per quanto riguarda lo shampoo e ne faccio, lo passo due volte. Quindi la prima volta uso un po' di più prodotto, la seconda volta uso ancora meno prodotto. E do ancora una più profonda pulizia. Come balsamo, ho già fatto una recensione su questo balsamo molto molto cremoso, che è il famosissimo, celeberrimo e straparlato e quant'altro, balsamo concentrato attivo della Bioficina Toscana. Molto concentrato direi e questo appunto è molto molto cremoso, mi piace il profumo, mi strapiace l'effetto che fa sui capelli perché li rende nel momento in cui
lo passo appunto sulle lunghezze, sento questo ovviamente solo sulle lunghezze, sulle punte, lo metto e lo lascio agire dai 3-5 minuti prima del risciacquo finale e trovo che sia veramente fantastico il suo effetto vellutante, lisciante e il fatto che comunque renda morbidissimi e setosi i capelli. E mi piace tantissimo. E vabbè, è inutile che ve lo dica, ma ve lo consiglio vivamente. E poi perché ne basta pochissimo e me ne durerà una vita, nel senso. Non lo so, vedo che ce n'è ancora tantissimo. E, come risciacquo finale, acqua fredda. Utilizzo sempre l'ultimo getto di acqua fredda per chiudere le squame e rendere più lucidi i capelli. Consigli che, bene o male, si sono sentiti dappertutto. E, passiamo all'asciugatura. Ho letto, sempre appunto, mi sono documentata e consigliavano per asciugare i capelli di utilizzare un asciugamani microfibra. Partendo dal presupposto che io asciugamani microfibra non ne abbia mai visti e ne ho cercati, ma non li trovo. Microfibra di questo tipo però sto parlando. Ci sono i telimare, ma sono una microfibra diversa. Non ho fatto altro che riunire, quindi cucire insieme, non io ma la mia mamma ovviamente, quattro panni in microfibra di quelli che si vendono dappertutto, dai supermercati, all'acqua sapone, Tea Gotta, anche dai cinesi rivendono, insomma, eccolo qua, questo è uno, questi quadratini. Ne ho uniti 4, due verdi e due giallo melone con questo colore qua, per creare questo asciugamani microfibra. Ero un po' scettica, non lo so, all'idea che funzionasse, in realtà devo ricredermi perché veramente non mi piace l'effetto che ha sulle mani, effetto un po' elettrostatico mi sembra, comunque vabbè. Ormai non ci faccio più caso perché è veramente eccezionale, perché vi asciuga molto bene i capelli, proprio assorbe moltissimo l'acqua che ci sono, che appunto abbiamo. E ho notato che i miei capelli sono molto grossi e tendono veramente a essere belli. Ricchi di acqua, infatti continuo a strizzarli, loro sono ancora pieni di acqua. Con questo asciugamano riesco ad asciugarli al meglio, nel senso che poi ho un'asciugatura leggermente minore da fare con il phon. Quindi, promosso questo asciugamano in microfibra. Poi, dopo averli asciugati, utilizzo per pettinarli due spazzole. Questa veramente ve la faccio vedere da lontano perché è da lavare, è da pulire, infatti è sporchissima. Non è altro che una spazzola in legno, di cui manca anche una setola qua. Vabbè, si è tolta, l'ho persa. E questo qua è di della linea Natura, vabbè, è una marca che ho trovato in un negozietto tipo acqua e sapone, non mi ricordo il nome perché è in vacanza, appunto. E poi ho questo pettine invece della Got Beauty che fa anche una linea di cosmetici, se non sbaglio. E si trova l'acqua e sapone. Ok, non saranno i famosi pettini della Tech, ma insomma comunque sono sempre in legno e costano decisamente meno e per quello che devono fare, insomma, mi trovo benissimo con questo genere di pettine perché tutti quelli che avevo in plastica mi facevano elettrizzare il capello in maniera assurda ed era una cosa bruttissima da vedere, capelli all'aria. Quindi questi due pettine spazzola in legno.
intanto, vabbè, raccoglio i capelli un po' alla volta, partendo appunto da quelli che ci sono sotto e man mano sopra. Utilizzo un phon, ve lo faccio vedere solo per un semplice fatto che questo qua è di una marca svizzera, è Valera. Allora, non utilizzo questo beccuccio per asciugare i capelli perché è troppo, il getto che arriva ai capelli a parte il fatto che è mirato, ma arriva troppo, troppo forte e rischia veramente di danneggiarmi i capelli. Infatti mi era stato fatto notare che i capelli si erano leggermente, il colore si era opacizzato, si erano un po' decoloriti, ecco, diventati un po' biondi e forse era dovuto al fatto comunque del calore troppo forte. Io avevo la tendenza di tenere il calore a 2, alla velocità 2, perché ovviamente il mio problema è quello di metterci tantissimo ad asciugarli, perché sono tantissimi e io volevo fare presto, allora cercavo di facevo andare il phon a 2, velocità massima. Appunto, poi ci sono le velocità e il calore, quindi ma vado ad utilizzare il diffusore. Lo so, non ho i capelli ricci. Di solito viene utilizzato appunto in quel caso lì, però io riesco lo stesso e utilizzo il diffusore. Non faccio altro che andare in questo modo con il pettine, accompagno e poi asciugo sempre con il diffusore a velocità 1. Il tempo di asciugatura per i miei capelli è di una mezz'ora, scusate per il rumore, è di una mezz'ora buona, però piuttosto di rovinarmi i capelli con alte temperature e quant'altro, preferisco metterci un pochino di più, avere dei risultati migliori. E penso di aver detto tutto, questa è la mia routine, non è niente di particolare, veramente è più che altro essenziale, a parte il pre-impacco, pre-shampoo con l'olio, che ovviamente uno potrebbe utilizzare anche l'olio di jojoba o l'olio di argan o burro di karité, insomma, veramente per i capelli ci sono veramente tantissime scelte. So che ci sono maschere, però non sono una spignattatrice e non credo lo diventerò mai perché sono molto pigra e preferisco trovare prodotti già fatti. Spero, se non altro, di esservi stata di aiuto in qualche modo. Fatemi sapere se avete consigli da darmi, se volete sapere qualcos'altro, insomma, scrivetemelo con un commentino. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a qui, so che è stato molto lungo. Grazie alle nuove iscritte, vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!